Benvenuta a Silvia Gatti, buongiorno, non la sigla oggi, grazie. Però buongiorno Silvia. Grazie, mi dispiace che non ascolteremo la sigla, sono affranta davvero, guarda, sono affranta, ma ha rovinato immagino, la reputazione immagino. Radiofonica però, già flebile. Però si sentono degli uccellini in sottofondo, io li sento almeno, non so se li sente anche tu, adesso li senti. Li ho sentiti prima, come diceva Malgioglio, uccelli venite a me, ecco. Niente. No, invece viene a noi chi? Irene Panizza di Recoup che è collegata con noi, buongiorno. Buongiorno Ciao, Irene. Ciao, buongiorno, grazie mille. Grazie a te, fra l'altro un incontro tanto sudato perché per una serie di cose abbiamo rimandato. Io l'ho seguita come un segucio, come una stalker. Irene ha avuto pazienza, ecco. E alla fine sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato il collegamento. Uno stile di vita. Brava Irene. Irene di Recoup, intanto che cos'è Recoup? Allora, Recoup è un'associazione nata a Milano nel 2016 che si occupa di recuperare frutta e verdura che rimane invenduta nei mercati e la ridistribuisce gratuitamente a chiunque la voglia. Quindi tutto quello che vi è capitato magari di vedere ammonticchiato dopo i mercati come spazzatura, noi lo intercettiamo prima, ce lo facciamo donare dai commercianti e lo ridistribuiamo ai passanti, ai volontari e alle volontarie stesse, alle persone che vengono al mercato perché sanno che quel giorno c'è Recoup e ognuno può prendere quello che vuole nel rispetto ovviamente degli altri partecipanti. Ma vogliamo chiarire una cosa? Voi date questo avanzo, fra virgolette, immenso, che poi parleremo anche delle quantità di frutta e verdura, a chi ne ha bisogno, a chi non può comprarla, o è qualcosa destinato a tutti? Allora, chiaramente sì. Il nostro intento è quello di dare una risposta concreta alla crisi climatica per quanto riguarda questa fetta di problema che è veramente un flagello del nostro mondo di ricchi, diciamo. Quindi il nostro intento è quello di dare questa risposta concreta alla crisi climatica raccogliendo cibo che altrimenti andrebbe buttato, che ovviamente rappresenta uno spreco in termini di CO2, di forza lavoro, di terra, di acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Buona parte di questo cibo chiaramente va anche a persone che ne hanno bisogno, ma il nostro principale obiettivo è quello di spiegare, di dimostrare che c'è tantissimo cibo che buttiamo via e che quindi dovrebbe essere destinato a tutti e tutte coloro che mangiano frutta e verdura, quindi un po' a tutti quanti, che dovrebbero consumare prima il cibo che altrimenti andrebbe buttato, certo. Invece di comprarne di nuovo. Quindi se vedete delle volontarie o dei volontari di Recoup nel vostro mercato di zona, non fatevi scrupolo ad andare a prendere la frutta e la verdura che hanno conservato per noi, non li state togliendo a nessuno, ok? Non state approfittando, no, perché mi diceva Irene, interessante, vedi? Non ci avevo pensato a questo anche tema, anche io ieri... conosco da un po' di anni sì, Recoup, sono stati ospiti tante volte qua, abbiamo anche premiati in un Milano Storytelling Awards, però bene. Effettivamente non ho mai pensato a questa particolarità che Irene diceva tu. A volte la gente si fa un po' di scrupolo, ha già il sacchetto in mano, vero Irene? Diceva no, ma io sì, l'ho già dicono, comprata, no, dateli a chi ha bisogno. Sì. Lo diamo anche a chi ha bisogno, certo. Assolutamente, però a volte ne abbiamo di più, soprattutto d'estate quando fa caldo e quindi il cibo è più facilmente deperibile, abbiamo della frutta e della verdura che non riusciamo a ridistribuire o che comunque facciamo fatica a ridistribuire, quindi quando invitiamo i passanti e le passanti a prendere sacchettini di frutta e verdura, mi raccomando... prendeteli. Non c'è problema, una bella macedonia magari la sera stessa, perché spesso mi diceva magari è frutta un po' avanti, molto matura e la gente magari non la guarda più, non la vuole più. Noi siamo abituati, ne parlavamo ieri poi con Irene al telefono, a vedere una frutta, una verdura molto bella nelle forme, precisa, armonica, con i colori giusti. Irene ieri addirittura mi diceva, mi faceva un esempio delle albicocche, vero Irene, che hanno addirittura un volume entro il quale devono stare per essere vendute un nelle calibro. Catene dei supermercati, un calibro. Sì, il calibro, esatto, vale per tutta la frutta e la verdura, al supermercato si può guardare tutta? Sull'etichetta, c'è scritto calibro bla bla bla, quindi le albicocche che sono per esempio. Che sono più piccole o più grandi e che non hanno questo calibro non vengono vendute al supermercato. Poi ecco. Le mangi non sanno di niente, perché quante volte 2 euro al chilo e passa fragole, di roba. Le fragole. Io sono un amante delle fragole, sono anni che non sento una fragola che sa di fragole. Tutta acqua. Sì, abbastanza. Tutta acqua. Purtroppo sì, mi è capitato recentemente di andare da un parente che ha un orto, ho assaggiato le fragole del suo orto e sono rimasta spiazzata. Non ce lo ricordiamo più. Infatti, noi di città. Ecco come doveva essere. Doveva essere. Irene, come sta in piedi Recoup? Grazie ai volontari?
grazie al lavoro di tantissimi volontari e volontarie. Cerchiamo sempre, ovviamente, sostegno economico, perché per fare andare avanti un'associazione è indispensabile, e soprattutto è indispensabile avere un po' di persone che possano dedicare le migliori ore della giornata a recup e non soltanto i weekend o le sere o comunque quello che avanza dalle proprie giornate lavorative o di studio. Quindi questa è la nostra grande difficoltà. Siamo sempre alla ricerca di sostegni di vario tipo, quindi partecipiamo a un sacco di progetti. In questo periodo, che è il momento di dichiarazione dei redditi, stiamo cercando di fare una campagna per avere il 5 per 1000 delle persone che non sanno a chi donarlo. Come sapete, il 5 per 1000 è una quota che bisogna dare per forza. Si tratta soltanto di scegliere a chi darlo, perché altrimenti va, credo, allo Stato o non so, alla Chiesa, dipende dalla scelta dell'8 per 1000. Quindi è una porzione del nostro reddito che noi dobbiamo comunque dare. Se non scegliamo, possiamo scegliere a chi darla, quindi noi stiamo cercando di intercettare sempre più persone che vogliano donarci il 5 per 1000 in questo periodo, perché per noi è un enorme sostegno, quindi siamo sempre alla Interessante. Sì, ha ricerca fatto di bene a dirlo, nuovi. ricordarlo che appunto il 5 per 1000, come anche l'8 per 1000, è comunque preso dalla nostra dichiarazione dei redditi, o meglio, cioè, pensate, lo Stato rinuncia a quella parte a Oh, quel, grazie, è che carini stato. che sono, no? 5 per 1000 praticamente quasi niente, che però appunto magari per lo Stato non è niente, ma per molte associazioni Certo. fa la differenza, e quindi possiamo destinare, basta avere il codice fiscale dell'associazione, in questo caso appunto sicuramente sul vostro sito ci saranno tutte le Sul indicazioni. sito sì, c'è bello grande e Basta dare chiaro. quel numero lì, che è il codice fiscale di recupero in questo caso, al proprio commercialista, oppure se lo fate voi, inserirlo dentro, se fate il precompilato, basta inserirlo dentro, do la parola nella riga del 5 per 1000 e date il 5 per 1000 a È molto recupero. semplice. Sul sito, vogliamo dire il sito, Irene, per trovarvi? Sì, associazionerecoup.org, ci sono tutte le informazioni, quindi i mercati in cui siamo attivi, perché non l'ho detto prima, siamo attivi a Milano, ma anche a Roma e a San Donato Milanese, su un numero abbastanza grande di mercati, quindi ognuno può scegliere il mercato di zona, il mercato comodo in base ai propri impegni. Ci sono le informazioni per partecipare come volontari volontari in caso si volesse. Ci sono anche tutte le informazioni che riguardano gli altri progetti che seguiamo, oltre al recupero proprio di frutta e verdura nei mercati, perché ci occupiamo anche di Ma eventi, di fare Irene, facciamo così network. allora, facciamo così, rimani un attimo qui con noi. Sì. Adesso noi andiamo con un po' di musica e poi ci racconti quali sono questi altri eventi, appunto, Sì, che dai. fate, quali sono le altre situazioni in cui Recoup la troviamo, in cui Recoup opera, va bene? Va benissimo, a Dai, dopo. allora che ne dici, Silvia? C'è Max Pezzali negli anni. Ti piace come Max ha appena idea? detto: sono l'unico 56enne che fa ancora i tour. Sì, beh, anche perché Vasco quanti ne ha? Non lo so, ho Ma perso il poi posso conto. dire, poi Vasco, non è che faccia un tour adesso. Ma no, qualche Fatto sette dati qua, ne concerto. fa quattro a Bari, poi ha finito. A Bari. Sono già uscite però le date 2025 di Io non lo Vasco, seguo, pensa a te, sono Stellino, già mi uscite, dispiace, mea non viene a culpa. Milano, ma va a Roma, Napoli, fa altre tipo tre Con date. calma, Sì, Vasco, però, con calma, cioè, fa nel tre strade senso. all'anno e basta, lui può permetterlo. Ah, vabbè, e comunque. Vabbè. Max invece deve andare a fare i tour, No, non è insomma. così, Ah ma no, non è vabbè, così, ma no, nel Fabio, senso, no, però sto ci dicendo, stanno deve telefonando. andare a fare i tour e tutti quanti lo Pronto, seguono, perché Max? quando fa Non San Siro t'offendere. strapieno, cioè sold out Sì, in un dai, attimo. ce lo ascoltiamo. Max Pezzali, gli anni. Max Pezzali con gli anni, eccoci qua Ok. ancora in diretta, 8 e 21 minuti, venerdì 21 giugno, Crystal Radio Good Morning Milano con Silvia Gatti. E Irene Panizza di Recoup, mi fai gli scherzi No, stamattina? no, ti passo la palla. Stavamo parlando anche degli 883, ce Sì, li siamo sì, sì, sì. beccati tutti a Tutti, seconda tutti, tutti, dell'età, tutti. una decina d'anni li hanno presi Sì, è vero, è comunque, vero, quindi dai è vero. 35 ai 45 circa. No, perché dicevamo Comunque, come Max Pezzali in realtà è più grande di noi, sì, non è proprio la nostra epoca quella che racconta negli anni, ma no, noi che sì, eravamo intorno alle scuole medie, primi anni delle superiori, dipende da chi parla, se io o lei, se però io o la Silvia Gatti, ma comunque comunque l'abbiamo presa in qualcosa pieno. l'abbiamo vista dai più Ma c'era un grandi. passaggio che Sì, ci faceva capire che sì. non Ecco, era la nostra epoca, i Roy Rogers come jeans, perché mai noi, sentiti? infatti, Irene noi, tantomeno, che è Irene, più infatti, noi non giovane. sappiamo cos'erano, nel senso, erano quelli, perché sono quelli nati negli anni
prima degli anni 80, cioè appena fine anni 70 che sanno. Addirittura andavano sì, nel 70. No, quelli nati nel 75. Ah, quelli così, nati sanno cos'erano questi i Roy jeans. Rogers, sì, perché erano okay. Metà degli anni, fine anni 80, primi 90. Che noi, comunque, insomma. Salutiamo anche Repetto, che sì, pare sia in Spagna e non salta lì più. Ha fatto qualche intervista in qualche podcast, comunque. Voglio dire. Ritorniamo a Recoup con Irene Panizza, grazie ancora per essere qui con noi. Dicevamo, grazie a voi. Recoup recupera, salva dallo spreco frutta e verdura nei mercati. Ci sono mercati dove è presente Recoup a Milano, a San Donato, che è in provincia di Milano, e a Roma. Ma Recoup fa anche altri tipi di eventi. Spiegaci, Irene. Sì, allora intanto partecipiamo a fiere, eventi di divulgazione per cercare di spargere il verbo. Sì. Poi recentemente, per esempio, ma è solo un esempio, sì. Abbiamo organizzato due pranzi, no, una cena e un pranzo gratuiti, aperti a chiunque, bastava iscriversi, e in particolare qualche settimana fa il format si chiama Junk Food, sono dei pranzi vegani, tutti di cibo recuperato o donato, perché è prossimo alla scadenza o appena scaduto, ma ancora perfettamente sicuro. Sì. Nell'ultimo pranzo abbiamo dato da mangiare a 100 persone, più di 100 persone, gratuitamente con cibo recuperato. Quindi insomma, di cibo per mangiare per ce tante persone, sì. ce n'è veramente tanto. Mi è piaciuto il titolo, mi piace molto il titolo, poi, no? Junk food. Cioè, junk food. Una cosa che in teoria, infatti, una cosa che in teoria è il male più assoluto, invece voi cambiate non tanto la parola, ma la motivazione per cui la utilizzate, e appunto da questo junk food esce fuori invece un cibo che fa bene. È anche un'occasione sociale, perché 100 persone che mangiano insieme. Chissà cosa succede. 100 poi, persone eh? Che mangiano a sbaffo, soprattutto. Se no andava nel cestino. Bella, no, infatti. Irene, sì, qua... poi anche sì. Per sensibilizzare sulla dieta un po' più vegetale, per cercare anche di divulgare anche un po' in questo senso. No, Irene poi... È molto interessante che questo, cioè che appunto, cioè con solo un recupero, perché poi non è che c'è, cioè, nel senso, con un pochino di recupero del cibo che va, avete fatto mangiare 100 persone. Cioè, quindi fa capire l'entità di quanto cibo viene sprecato tutti i giorni in tutto il globo, poi, nel senso che quanta gente potrebbe mangiare tranquillamente solo recuperando il cibo che non è più così bello da poter essere venduto, così, perché poi è buono quello il concetto. Sì, ma di cibo ce n'è anche di più. Noi abbiamo dato da mangiare a 100 persone perché a livello logistico, per una questione di trasporto, di pentole, di spazi, non riuscivamo a fare di più, ma avendo potenzialmente spazio infinito, pentole di dimensioni infinite e non avendo il problema della logistica, avremmo potuto dare da mangiare ancora più persone. Quindi veramente di cibo ce n'è tantissimo. Come Recoup, noi attualmente recuperiamo intorno alle 11 tonnellate a settimana di cibo, ma ovviamente è quello che riusciamo a fare con le nostre forze. Avessimo più forze, avessimo più persone, soldi, anche più mezzi, potremmo recuperare ancora di più. Dicevi che avete fatto una crescita abbastanza importante, tuttavia però ancora lenta, proprio per questo problema mancano delle sicuramente risorse economiche, ma anche persone, giusto? Quindi iscrivetevi. Sì, mancano persone. Da quando siamo riusciti a pagare alcune persone che lavorano a Recoup, siamo in pochi, cioè io no, sono ancora volontaria, ma ci sono delle persone che lavorano a Recoup, abbiamo visto una svolta davvero importante, davvero pazzesca. Sì. Cioè persone che si svegliano la mattina e possono dedicare la loro giornata lavorativa a Recoup. È diverso dall'avere magari anche 300 persone che possono dedicare a Recoup però gli spazi marginali della giornata, certo, che avanzano da lavoro, studio, eccetera. Quindi, io sono ancora fermo e sconvolto alle 11 tonnellate a settimana. Sì, cioè, parlando di numeri sono è questo. Davvero, cioè, è sconvolgente. Cioè, sono davvero tantissime. Aumentano ogni anno. Ah, ecco, aumentano. Pure. Ah, che bella notizia. Sì, perché Recoup cresce e quindi con la crescita di Recoup crescono anche i numeri che riusciamo a fare, ovviamente. Ottimo, da infatti.
L'anno scorso erano 7, quest'anno sono 11 Pazzesco. e sono in aula, l'anno prossimo saranno sicuramente ancora di più. Irene, conosci quel content creator che si chiama Rucolino? È molto interessante. È un ragazzo, non voglio chiamarlo influencer perché adesso influencer sta diventando quasi un insulto. È un Dispregiativo. dispregiativo, sì. Lui ha pubblicato anche un libro e fa video dove cucina con gli scarti di frutta e verdura, scarti che però noi non lo sappiamo, ma sono commestibili. Ovviamente lui ha tutta Ecco. una serie di conoscenze Chiaro, che gli chiaro, permettono di far, insomma, ricette che poi non vanno di traverso e che sono comunque gustose. Però è incredibile quanto noi buttiamo pensando sia scarto e invece si può cucinare, mangiare anche con gusto. E cucinare, ti dirò, caro Fabio, sai che io non friggo neanche un uovo, essendo no? pure vegana, figurati. Appunto, infatti. Cucinare neanche con tutta questa difficoltà. Ah, Ti dirò, sì, vedi. quindi Allora, come si chiama? Rucolino? Rucolino, Lo seguitelo. seguiamo. Ovviamente io credo che lui abbia fatto degli studi inerenti anche alla chimica di certe cose, eccetera, quindi comunque, ecco, volevo Ok, allora lo segnalarlo. seguiamo. Irene, rimani con Sì. noi perché adesso andiamo con un po' di musica, poi torniamo qui ancora a parlare di recoup, sempre qua su Crystal Radio, Good Morning Milano. Questa la mettiamo perché so che alla Silvia Gatti piace, come Adoro. si dice dalle nostre parti, ok? Wow. Ah, no, stai male? Britney. Ah no, pensavo stessi male, pensavo Sono avessi... uguale. Ah, scusa, pensavo avessi avuto un problema gastroenterologo o Che qualcosa del orrendo che genere. sei. No, va Me bene, ne dai. vado? Me ne È vado. Britney Spears con Baby, One More Time. Diamanti grezzi, invece è un diamante più che cioè proprio super, non so cosa dire, Silvia Gatti. No, Sentiamo infatti la basta, no, cavolata, mi son perso, ecco. Silvia Gatti, il nostro Beh, diamante ma smettila, o settimanale. poi mia madre è troppo fiera, E così. beh, insomma, finalmente andiamo alla fine. Finalmente qualcuno. Comunque, no, vabbè. Allora, torniamo seri. Abbiamo un ospite serio che ha un progetto serio e collabora a un programma serio. E Irene ci chiediamo Panizza, cosa si faccia qui a questo perché punto. ci vuole Non sono così bene. seria in realtà, però è un progetto Grazie serio. Irene, Il progetto di grazie. Recoup è serio. Dicevamo, recupera e salva dallo spreco frutta e verdura nei mercati di Milano, San Donato, in provincia di Milano e Roma. Trovate tutto sul loro sito che è Irene. AssociazioneRecoup.org. Ci troviamo anche sui social, vero Recoup, su Instagram e su Sì, Facebook. Instagram recoup_org, su Facebook recoup, abbiamo LinkedIn sempre recoup, Anche LinkedIn, siamo sì. Ok, un po' ovunque, ecco. io sai che completerò sul sito la scheda perché voglio essere volontaria. Ok, te l'ho già detto perché c'è un mercato dietro casa mia, quindi vado lì, E collaboro, mi prendo collabo. frutta e verdura. Che cosa succede? C'è una formazione prima di entrare a far parte del vostro Giusto. gruppo, E anche come volontaria, poi cosa appunto? fa nello specifico punto volontario? Sì. Sì, allora, esatto, nello specifico che cosa facciamo e come partecipare? Allora, sul sito, appunto, dicevamo, c'è un form che si può compilare, ci arriva una mail e venite ricontattati per essere inseriti in una call informale di una mezz'oretta che facciamo settimanalmente, che serve a spiegare alle persone che si stanno approcciando a Recoup che cosa facciamo, giusto per essere sicuri che poi gli aspiranti volontari e volontarie siano consapevoli di quello, perché magari sai, per sentito dire uno capisce un'altra cosa, quindi vogliamo Giustamente. assicurarci di spiegare Brava. che cosa si fa in Sì. pratica. Quindi c'è questa call di formazione molto, molto informale di una mezz'oretta che serve anche a spiegare come fare l'iscrizione, perché ovviamente siamo un'associazione, dobbiamo rispettare delle regole di tipo assicurativo e non solo, e quindi per partecipare attivamente bisogna iscriversi. L'iscrizione è di 10 euro e vale un anno, quindi comunque è abbastanza abbordabile, comprende la copertura assicurativa e la maglietta che usiamo al mercato per essere riconoscibili. Certo. Quindi che cosa si fa? Abbiamo dei gruppi WhatsApp divisi per mercato e i volontari si danno appuntamento, l'appuntamento è sempre lo stesso, ci si trova, fa un gruppetto, si monta una sorta di banchetto e poi dopo si gira per il mercato chiedendo ai commercianti se abbiano dell'invenduto. I commercianti ci donano queste cassette o talvolta le troviamo appoggiate di fianco ai banchi che loro Addirittura. lasciano per... Ah. Sì, a volte le lasciano per noi, a volte È un caso. sono molto presi dal lavoro, quindi Sì. magari si dimenticano, però insomma quello che scartano poi lo lasciano lì e quindi lo possiamo prendere. Queste cassette le portiamo alla base, quindi al Sì. nostro banchetto, e lì avviene un minimo di
smistamento quando necessario, Sì. pesiamo il recupero in ogni mercato, Sì. abbiamo la bilancia e quindi Ottimo. pesiamo per capire e tracciare quello che è il nostro lavoro, per capire il nostro impatto. Certo. E dopodiché avviene la ridistribuzione. Il recupero e la ridistribuzione sono contestuali, cioè si fanno più giri, man mano che si recupera si distribuisce. Lì al mercato arrivano delle persone che sanno che quel giorno lì c'è recupero, quindi prendono quello che vogliono e poi invitiamo anche i passanti a prendere sacchetti di frutta e verdura, a prendere quello che vogliono qualora avessimo degli avanzi, oltre a prendere noi quello che vogliamo, noi Volontari e collaboratori più attivi, collaboratori. volontari Sì. e volontarie, prendiamo quello di cui abbiamo voglia, ecco. La risposta delle Quindi è persone aperto a tutti. com'è? Sono entusiasti oppure c'è qualcuno che dice ma no, ma sarà roba da buttare alla fine, non mi fido, guardano un po' magari strano o invece è una buona risposta entusiasta, anche perché oh, è roba gratis ragazzi, cioè a Sì, caval infatti donato. la parola d'ordine quando le persone si avvicinano un po' con una faccia interrogativa è sempre gratis, gratis, perché Ah, questo vedi Fabio, lo sapevo. gratis, Ma sai cos'è? recupero gratis, quindi noi Si può anche gratis è proprio. rispolverare un vecchio provare per credere. Cioè, tu, oh, è gratis, prova e poi vediamo se Sciuramaria, non grazie torni. di esistere. Sei gratis, non lo Infatti. stai comprando. Infatti. Sì, poi a volte qualcuno magari è talmente spiazzato che magari non conosce il progetto, arriva lì, prende le cose e fa: ma vi do qualcosa, vi do Che dei soldi, 5 carini. euro. Ovviamente non prendiamo Ok, soldi al mercato certo. perché è Sì. assolutamente da evitare, perché non, i Ma commercianti potrebbero scherzi. vedere che Certo che c'è uno scambio di rivendete. soldi. Non Sì. rivendiamo noi e se qualcuno vuole fare una donazione si fa in elettronico su altri canali, non prendiamo soldi al mercato Va ovviamente. Quindi qualcuno sul incredulo sito dice: se ma com'è vuole, può dare una possibile? mano. E altri dicono: ma no, datelo che ha bisogno, e qualcuno è diffidente, cioè non Ok. risponde come se volessimo vendere qualcosa. Sul Ecco, sito sì. trovo anche la lista, gli orari dove siete, tutto, trovo come Sì, funziona. c'è tutto, c'è tutto. Ok, C'è tutto. bene. Irene, differenze Milano-Roma, che tu sappia. Allora, Curiosità mia. differenze Milano-Roma A me sono diversi interessavano già anche mercati. differenze Milano-Sandonato, secondo me ci sono. Anche. Allora, al mercato di San Donato nello specifico non sono mai andata, Ok. ammetto la mia colpa. Però penso che il mercato di San Donato sia abbastanza simile ai mercati di Ma Milano, immagino, sì, siamo spero, cioè, vicino a Milano, sì. quindi siamo un po' Roma, la come stessa reagisce? struttura. Roma, i mercati di Roma sono un po' diversi, nel senso che non so se avete presente i mercati di Milano, sono mercati su strada. Diciamo, non sono, le bancarelle non sono all'interno di una struttura, a No. parte alcune Ok. Sì. eccezioni dei mercati comunali, Comunale, esatto, quindi sono sì. mercati scoperti. Mentre a Roma la maggior parte dei mercati sono all'interno di strutture Ah. chiuse, quindi c'è una sorta di direttore del mercato e tutte le bancarelle fanno parte di una sorta di mercato comunale coperto. Sì. Quindi è un pochino diversa la struttura. Che Il bello, principio il però è un po' direttore del sempre lo mercato mi piace. stesso. Se mi va male a fare il direttore della radio, vado a fare il direttore del mercato. Cioè, mi Prendimi, piace, mi piace. sono veramente grande con i Bello, mi carciofi e anche con le piace. zucchine. A Roma Quindi, poi i carciofi vanno di brutto a Roma. esatto, buoni. Sì. Quindi, ma la risposta com'è? Nonostante siano tutti riuniti sotto, diciamo, un certo ombrello, quindi al chiuso, mercati strutturati in modo diverso, com'è lì? Come viene vista questa cosa dalle persone, da coloro che fanno il Bene, mercato? bene, Sì. anche lì devo dire bene, a Roma credo che si collabori soprattutto con altre organizzazioni, Ah. ovviamente collaboriamo con, abbiamo dei network in ogni quartiere, Sì. a Milano c'è molto la ridistribuzione tra persone che vengono al mercato, a Roma credo che sia predominante un po' quello di fare da tramite, di Sì. organizzarsi con altre organizzazioni per fare un po' C'è da una rete tramite. un po' più ampia, diciamo Una così. rete un po' Ok. più ampia, Sì. che è la stessa cosa che facciamo più o meno, un po' diverso, però più o meno la stessa Sì. cosa che facciamo al mercato all'ingrosso Ah, di Milano, perché sì. recuperiamo anche al mercato all'ingrosso, Certo. che non è aperto al pubblico, quindi è soltanto per gli addetti ai lavori. Quindi i commercianti che vendono al mercato si riforniscono al mercato all'ingrosso, i Sì. quantitativi sono molto più grandi Certo. e in quel caso noi recuperiamo in genere il giovedì e il venerdì mattina.
tonnellate a giornata Mamma di mia, cibo. che impressione quando E dici quindi in quel tonnellate. caso il cibo è veramente praticamente perfetto, cioè Perfetto, cibo sì. bellissimo perché ovviamente lì è l'ingrosso, quindi non ha fatto tutta la filiera Certo, i di passaggi, eccetera. distribuzione. E lì collaboriamo con altre organizzazioni, per esempio Croce Rossa, che vengono a prendere e distribuiscono nei loro hub di distribuzione. Ecco, Come vi quindi. siete presentati per chiedere di entrare in questo posto dove sono ammessi comunque solo i rivenditori, diciamo così? È successo durante il Covid, nel Ah. periodo del Covid. Tutto si è fermato, lo sapete benissimo, lo Sì. sappiamo tutti, compresi i mercati. Sì. Quello che però all'ortomercato il Comune di Milano aveva organizzato era una sorta di progetto solidale Sì. per cercare di sostenere tutte quelle famiglie che con il Covid sono rimaste, famiglie e persone che con il Covid sono Anche rimaste senza cibo, insomma, in quasi. grande difficoltà anche Sì. senza cibo. E quindi ci siamo inseriti in questo progetto del Comune. E da lì non siamo più usciti, cioè quindi poi dopo Perfetto. abbiamo partecipato a un bando, quindi da cosa nasce Sì, cosa e non siete abbiamo più rimasti lì. lasciato l'ortomercato. Con Siamo rimasti lì successo. adesso con successo, anzi Bene. adesso collaboriamo lì all'ortomercato facendo funzionare il progetto grazie al volontariato aziendale, perché Ah. ovviamente avere volontari recoup in settimana in numero Difficile. sufficiente è molto complicato. Sì, È sì. faticoso. Invece, con questa trovata del volontariato aziendale, stiamo riuscendo a far funzionare le cose. Quindi, aziende che dedicano una parte delle ore dei loro dipendenti a un'attività che non è quella classica lavorativa Sì, sì. dell'azienda propria, ma a un'attività utile. Quindi, questi gruppi di volontari aziendali vengono una mattinata, ci aiutano e noi riusciamo ad avere questo gruppo di persone necessarie a portare avanti l'attività. Che Quindi, bella molto cosa. Che interessante. bella cosa delle aziende. Vogliamo ripetere i contatti di Recoup, Sì, sì, dove sì. prendere informazioni, dove vedere dove ci sono i mercati, come partecipare da volontari nel caso, Irene, ripetiamo? Allora, associazionerecoup.org è il Sì. nostro sito, c'è cioè tutto, 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 l'abbiamo fatto di recente, è molto chiaro, secondo me, Sì. e riassuntivo. Poi abbiamo Instagram, recoup underscore org, abbiamo Facebook, recoup, LinkedIn, recoup. Quindi cercando recoup, ci sono altre realtà a volte che hanno lo stesso nome, tipo una realtà tedesca, ma dovete sempre cercare la La banana, banana. trovando la banana. Ok. Recoup L'unico scritto come lo frutto. stiamo pronunciando Recoup, all'italiana, sì. Recoup con la banana. L'unico All'italiana frutto questo qua è il dell'amor. logo, quindi è facilmente È riconoscibile. la Scusa banana, Irene, è scusa. la Sì, banana, Fabio, ti do le goccine. l'unico. Sì, Ma perché è un frutto con amore in sì, questo caso? E tesoro, con sì. amore fai in modo che non vada sprecato il cibo. Va Quindi in questo caso è bene, proprio il frutto dell'amore, sì, no? Fabio, sì. È il frutto più recuperato da recoup. Le Ah, banane vedi? Ah, subiscono vedi? delle sofferenze, dei trattamenti, povere banane, Povere terribili. E ne recuperiamo veramente in banane. E vai quantità. di frullati con la cannella. Va bene, Abbiamo finito, abbiamo finito, Fabio? Irene, Irene, grazie. grazie mille. Mi raccomando, seguite Grazie a voi di Recoup. questa opportunità. Grazie per quello che fate, molto importante, coinvolgente anche a livello sociale. Sì, mi raccomando, quando arriva Silvia Gatti a fare la volontaria, voglio foto e video di lei che Ma recupera banane, certo, vende sarà carciofi. fatto. Il giallo mi sbatte un po', però vabbè. Va a Ma recuperare guarda, la maglietta è carciofi. bianca di solito, Ah, anche c'è anche la bianca. maglietta bianca. Ah, Grazie. vedi? Sì, che mi esalta. Ottimo, Grazie ottimo, ottimo. Irene Panizza di Recoup. Presto, buona Ciao, giornata. grazie mille, buona Grazie giornata a mille voi. ancora Irene, punto recoup, trovate tutto sui social, su Che internet. bello. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali. Va bene. Ovviamente non potevamo chiudere questo tema se non con Tutti Frutti. Tutti frutti. Oh Rudy. Abba, lula, bram, bam, boom, Tutti Mamma mia, che Frutti, yeah! spavento. 8 e 52 minuti, siamo quasi arrivati in conclusione e dobbiamo far scendere un po' di lacrime sui nostri volti. Ecco, Ah, perché tu credi che io mi levo da qui e ti sbagli profondamente? speranza è sempre l'ultima a morire. Allora, abbiamo iniziato a collaborare a marzo, l'8 marzo, proprio la festa delle donne, a Venerdì Alternati. Devo ringraziare il direttore Fabio Ranfi, direttore di Milano All News, di
presentatore di Good Morning Milano, tutti i ragazzi, l'Elisa in regia, tutti gli stagisti che felicemente ogni giorno vengono qui a fare le loro cosucce. Devo dire che Fabio è veramente divertente. Grazie. Per niente dittatorio, esiste la parola dittatorio? Ma sì? Se non ce la facciamo noi. Mi sono accorta quanto a volte vale di più la qualità che la quantità della diretta, lasciamelo dire, lasciami togliere questo sassolone gigante dai miei zoccoli valdostani che ho questa mattina. E non è una battuta, ce l'ha su veramente. Ce l'ha su per 14 centimetri di celebrità. Noi ci risentiamo, perché non voglio anticipare molto, ma probabilmente io da Crystal Radio non me ne vado. Non te ne vai, perché niente, sappiamo che Milano News è anche in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, al morning show di Crystal Radio con la K. Sì. Chissà che non mi sentirete in mattinata, diciamola chissà, così. Chissà, vedremo da settembre appunto, perché salutiamo Silvia, perché appunto settimana prossima non sì, potrà non essere sono. Qui. E quindi la dobbiamo salutare oggi tutta settimana, e diciamo che iniziamo con te i saluti, facciamo una settimana di saluti, wow, perché poi quante lacrime sì, lunedì abbracci. Saluteremo Poletti, poi giovedì salutiamo Tamara, tutti pian pianino appunto vi salutiamo, poi venerdì grande festa qui e per io il mancherò, finale, non scroccherò da bere e da mangiare, ma vi penserò, sono al mare in Sicilia, ciaone. Eh sì, ciaone, fa anche bene mi diciamo. Ma tanto poi il 9 di settembre noi siamo di nuovo qua, io quindi, vengo comunque anche se non mi inviti, perfetto, cioè, io tanto ci ormai sono. L'indirizzo lo sai, il codice del cancello gliel'abbiamo dato, no, vero, meno no. Male, meno male, almeno quello. Grazie a tutti gli ascoltatori anche, è stato un piacere davvero, grazie. Silvia, grazie a te e appunto so che ci sentiremo sicuramente di nuovo sì. Su queste frequenze, come si dice in questi casi. Direi che siamo arrivati al momento quindi di far partire la nostra sigla.